Finalmente Bartolo Messina, sorridente dopo una settimana indubbiamente terribile, Charlie è tornato. È tornato e siamo tutti, veramente tutti felici perché è stata una storia questa, di questa rapina, perché alla fine è stata una rapina veramente molto triste. Sì, con grande gioia che quando non me l'aspettavo più è uscito fuori e è stato veramente un urlo di gioia da parte di tutti, tutti gli amici, tutte le persone che ci sono state veramente vicinissime questi giorni tristi, perché purtroppo è successa sta cosa veramente che ti cambia dentro per sempre, e purtroppo io che sono, tra virgolette, un po' distratto, nel senso che comunque non ci penso mai, sarò molto più attento da adesso in poi, quindi voglio dire grazie a Dio, però si è risolta bene, siamo qui a raccontare una bella storia. Abbiamo visto nel momento in cui ti è stato tolto Charlie che hai scritto anche su Facebook, per me è un figlio. Sì, ma io ci tengo a dire questa cosa perché tante volte poi delle congetture che vanno al di là della considerazione professionale non vanno bene, nel senso che la gente è prevenuta e pensa che noi che lavoriamo con gli animali speculiamo, eccetera. Non è assolutamente così. Per quello che mi riguarda, e posso parlare a nome di tutti i miei colleghi, il 90% delle persone che lavorano soprattutto con i cavalli sanno benissimo che il cavallo è parte integrante della nostra vita, li trattiamo veramente come figli, come se fossero membri della famiglia, e per me lo sono veramente, al di là dell'ipocrisia, al di là delle frasi fatte, costruite, però io vi posso garantire che comunque Charlie e tutti i miei cavalli per me sono veramente qualcosa che va al di là del semplice essere animale. Per me sono molto più animali gli esseri umani che i cavalli, che gli animali in genere. Sicuramente coloro che si sono permessi questo fatto di averlo portato via, anche se pochi, per pochi giorni. Poi lui è il più piccolino, quindi è quello che uno ci si affeziona anche di più. Per quello che ci puoi dire, naturalmente, perché sicuramente c'è una parte anche di investigazione che non ci puoi riferire, però come sono stati questi giorni dal punto di vista investigativo e come si è conclusa, se ci puoi raccontare qualcosa di questa operazione che ha riportato, tra virgolette, possiamo dire, al rilascio di Charlie. Ma sono sempre cose delicate, sempre cose che comunque vanno prese così con le pinze, nel senso che ci sono delle indagini in corso, però io quello che posso dire è che ho avuto un supporto veramente importante da parte dei carabinieri di Città di Castello, che mi hanno aiutato, mi hanno seguito in questa disavventura. Non mi sono mai sentito solo, anzi, io lunedì sono stato a casa, ho lasciato gli altri cavalli lì, li ho portati a casa e sono ritornato su a martedì mattina, già ero qui alle 10 del mattino, quindi sempre in contatto con loro. Voglio dire, con me sono stati eccezionali e per questo pubblicamente li ringrazio. Ecco, ma come si è svolta? Tu, ecco, ieri, chi ti ha telefonato, come hai saputo che era stato ritrovato Charlie? Io praticamente questa telefonata anonima è partita la mattina e mi hanno detto di andare nella zona del Veronese e di non, diciamo così, di andare lì e cercare il pony. Poi mi avrebbero dato altre indicazioni. In effetti poi sono uscito all'uscita di Peschiera del Garda e sotto delle indicazioni ben precise ho trovato Charlie legato lì a un albero, e con grande stupore mi sono guardato attorno, l'ho caricato in macchina, sono scappato via perché veramente non credevo ai miei occhi, quindi vi lascio immaginare l'emozione, la gioia. Poi non sono stato lì a guardare altre cose perché veramente mi interessava Importante. soltanto prendere lui e andare via, basta, punto. Avevi ricevuto richiesta di riscatti? Sì, avevo ricevuto richiesta di riscatto, diciamo che poi la cosa si è sviluppata diversamente.
io non so dire, non so il perché, però io penso che il tam tam, il battage mediatico sia stato veramente impressionante, quindi chi l'ha preso non si è reso conto subito forse di quello che ha fatto o poi ci ha ripensato su, però la verità è che comunque era qualcosa di veramente difficile da nascondere e loro si sono, secondo me, resi conto della situazione. In che condizioni è Charlie? Ma guarda, devo dire che Charlie è in perfetta forma, poi in 6 giorni non è che si riesce tantissimo a fare danni, tra virgolette, su quello che comunque è, il fisico e la psiche del cavallo, però comunque lui sta bene, ha mangiato bene, è stato tenuto bene e niente, alla fine penso che sotto questo punto di vista non c'è nulla da dire. Naturalmente per te la fiera, possiamo dire, Bardolo, che non c'è stata purtroppo e anche loro, gli organizzatori, sono rimasti molto male di questo fatto accaduto, non era mai accaduta una cosa del genere. Sì, ma infatti io non ho mai accusato nessuno e la cosa buffa è che mi fa ridere, io sarò forse fuori dal mondo per certe cose, non ho mai fatto un'assicurazione per il furto. Per questo tipo di cose qua non ci ho mai pensato, mi dispiace che qualche maligno, e purtroppo ce ne sono sempre tanti in giro, abbia detto questa stupidaggine che io mi hanno riferito, però ahimè, anzi per fortuna, io queste cose non esistono a casa mia, mi hanno insegnato veramente che ci sono cose che vanno oltre questa situazione di speculazione. E io devo dire che comunque con col presidente Capecci abbiamo avuto un dialogo assolutamente cordiale, di rispetto, e mi sono, comunque loro mi hanno fatto sentire la vicinanza e l'appoggio, e poi devo ringraziare tutte quelle persone, tutti gli amici che sul social network mi hanno sostenuto, e comunque da lì ho capito veramente che c'è tanta gente che ci vuole bene, questa è la cosa più importante, più bella, e che ti dà la forza di continuare a fare questo lavoro che comunque è il sogno della mia vita e continuerò a fare con tanto entusiasmo. Bartolo, tornerai a Città di Castello alla fiera? Assolutamente sì, io non sono uno che mette limiti a certe cose, perché nella vita succede di tutto. Città di Castello, io è una fiera che seguo da sempre, devo dire che purtroppo con la crisi che c'è, come tutte le fiere, ha i suoi momenti bui, e purtroppo non si può questa cosa, spero che cambi presto, però il plauso da fare alle persone che comunque continuano ad organizzare tutte le fiere, il nostro mondo è in crisi come tutti gli altri, quindi voglio dire, Città di Castello è una fiera importantissima e io spero, penso che comunque vada sempre avanti e ritorni a quelli che, ritorni a quello che comunque sono la sua condizione naturale come seconda fiera più importante d'Italia. Bartolo Messina, quando purtroppo succedono queste cose, comunque fortunatamente a lieto fine, i ringraziamenti non finiscono mai. No, ma che, io ringrazio veramente di cuore tutti gli amici e soprattutto le persone che qui a Città di Castello mi hanno dato supporto, e devo ringraziare di cuore veramente mio amico Nico Belloni, perché è stato sempre con me questi giorni, abbiamo vissuto questa disavventura, avventura assieme, e come sempre non mi ha mai lasciato di un passo, quindi lo ringrazio pubblicamente, lo faccio col cuore, non è per pubblicità assolutamente, ma perché è un dato di fatto, e ringrazio lui, Ernesto, Fabio, Peppe, che sono stati con me e mi hanno seguito anche in situazioni abbastanza difficili, quindi col cuore ringrazio queste persone.